Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Apollignano, c'è il quinto candidato, lo ha presentato il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, vediamo. Innanzitutto la precisazione lessicale, quello dei grillini polignanesi non è un candidato sindaco, bensì il portavoce. Nel movimento non c'è un leader, ognuno vale uno, quindi ogni attivista ha lo stesso peso, nessuno è al di sopra di me, nessuno è al di sotto di me. Questo portavoce ha 27 anni, età media dei candidati, in lista 28, tutti con fedina penale immacolata certificata dal casellario giudiziale. Il Movimento 5 Stelle si presenta così alla città, soli perché non condividiamo questa politica fatta di segretari e presidenti. Rifiutiamo i rimborsi elettorali e ci diminuiamo lo stipendio. Polignano può avere un futuro solo con i giovani, dice il dottor Michele Greco, presentando questo gruppo. Ci sono anche volti noti, come quello dell'ex assessore Fabio Pellegrini, che non è candidato. Questa lista non farà apparentamenti con nessuno, né prima né dopo, e prima che finisca la campagna elettorale presenterà ai cittadini i possibili assessori. A noi ci rivolgiamo ai cittadini tutti. Il nostro programma è discusso e partecipato in rete, ma anche per la strada. Noi facciamo un banchetto in piazza dove sentiamo i problemi della gente, le loro soluzioni, e quindi il nostro programma è in continua evoluzione. Ci rivolgiamo a tutti i cittadini sperando che, proprio chiedendo di non dislegarsi dal voto di scambio che c'è sempre stato, che purtroppo c'è, quindi di finalmente di tornare a decidere e partecipare attivamente alla vita politica, perché ognuno si deve privare della propria libertà e partecipare attivamente alla vita politica. Green economy, wifi libero, tutto in rete, trasparenza totale, massimo due mandati per gli eletti, acqua pubblica, piano per la mobilità dei disabili e degli abili, agricoltura a chilometro zero, zero come i rifiuti, e sul bando vigileremo, se necessario faremo decadere il contratto, dice l'abate presentando i punti cardini del suo programma. Grillini per niente spaventati dal confronto tra quelli che sembrano titani della politica. Siamo un virus necessario per un cambiamento culturale della politica e dell'essere cittadini partecipativi. E a Martina invece l'avvocato...